Al di là del fatto che comunque potrà essere usata sulla piattaforma di Rentberry, comunque si può fare anche speculazione, perché comunque essendo utilizzata potrà anche acquisire valore, oltre al fatto che comunque verrà messa su eventuali exchange molto probabilmente, e quindi tramite la speculazione, l'utilizzo e quant'altro si potrà poi rivendere in cambio di Bitcoin o Ethereum molto spesso. Quindi noi questi Bitcoin e Ethereum ottenuti dalla vendita di Rentberry li possiamo mandare su Coinbase, SpectreCoin o quant'altro per rivenderli, avere euro e poi li ritiriamo. Quindi diciamo questo che può essere il guadagno derivante dalla sola speculazione. Ma poi, come vi dicevo, il progetto è quello lì di poterla utilizzare sulla piattaforma, che poi sarà ampliata anche in Europa e in Asia, come vi dicevo, e quindi utilizzarla anche in quel modo. Io vi voglio far vedere anche la sua piattaforma, che è comunque già avviata, eccola qui, rentberry.com. Qui ci sono le città più popolari che copre. Infatti possiamo anche fare una prova. Se scriviamo ad esempio Miami, ecco qui, Miami, Florida, ci usciranno tutti gli annunci di affitto che sono in questa zona, in questa città, in poche parole. Qui c'è anche la mappa e così via. Che dire, ragazzi, l'acquisto minimo è 0.1 Ethereum, è 70 euro. 60, 70, 80 euro, diciamo, è variabile a seconda del prezzo. Comunque, loro hanno deciso che la moneta di scambio è l'Ethereum, perché è basata su Ethereum ERC20, smart contract su Ethereum ERC20. Stanno uscendo un sacco di progetti, come sapete ormai, anche tramite il mio gruppo, basati su Ethereum. Quindi, ragazzi, la tecnologia che vuole sfruttare Rentberry è veramente all'avanguardia. Il progetto è all'avanguardia. E ci sono tutte le prospettive per andare avanti. Ricordatevi sempre però di rischiare quanto vi potete permettere di perdere.